Paterna entra in carcere nel 2010, a soli 31 anni. Io mi sono vista morire mio figlio in 3 anni, piano piano piano. Il ragazzo che entra, eccolo qui. E poi lo ritrovi che è 140 kg. È stato proprio torturato. La cirrosi epatica e l'epatite C divorano il corpo di Federico dall'interno, ma spesso ai colloqui la mamma gli vede addosso dei lividi, segni di percosse, violenze che Federico riesce a denunciare un'unica volta. Federico nella mutandina aveva tutto fatto piegato la denuncia che abbiamo. Venivo picchiato nella cella dall'ispettore capo. Picchiava continuamente, anche se mi sanguinava il naso con un suo collega. Non mi faceva né soccorrere né medicare. Mi lasciava nella cella sanguinare dicendomi stai zitto. 10/07/2012, Viterbo. Mi hanno chiamato in carcere, non arrivata davanti al magistrato, e mi hanno detto, signora, questo è un padre di famiglia. E sti cazzi, gli ho risposto. Anche lui ce l'ha una famiglia. Mio figlio ha perso il timpano lì. Di chi ci dobbiamo mettere paura? La giustizia vera, ma c'è. Rispetto massimo della dignità della persona, dei diritti e di grande umanità e attenzione per tutti. Per Federico Perna ne avete avuto umanità? Dobbiamo aspettare un attimino gli esiti delle inchieste in corso, la ringrazio. Assassini! Assassini! Dove sta la ministra Cancellieri? Venga qua, signor ministro, qua ci stanno altri Federico Perna, che tra qualche giorno escono con le bare. Signore, io mi sento imbarazzato, francamente. Spero che la magistratura si attivi, io cercherò di fare. Mi capisca, sono molto imbarazzato di fronte a lei. Nessuna parola può essere sufficiente. Prima di lasciare Poggioreale, Nina tenta l'incontro con la direttrice del carcere. La fanno entrare, senza telecamere. No, voi niente. No. La aspettiamo un tempo troppo breve per contenere 3 anni di domande. Sinceramente, era meglio se non ci andavo. A domanda perché Federico era stato trascurato, la risposta è stata, ma Federico sicuramente sarà stato curato, eccetera, eccetera. Infatti si vede morto di carcere. Hai detto del tuo sospetto che Federico sia stato picchiato? Lei dice che non è vero, che qui le guardie non usano il manganello, ha detto che nessuno picchia nessuno e sono contenta per lei. Ti ha chiesto scusa? No, ma mi ha detto solo condoglianze. Sì, le siamo vicina. Forse mi doveva stare vicino quando ancora Federico poteva vivere. Assassini! Assassini! Buonasera a tutti i telespettatori, ecco. Abbiamo mandato in onda un attimino tutto ciò che è stato la vicenda di mio figlio Federico Perna, morto nel carcere di Poggioreale nel 2013. L'8 novembre, proprio questi giorni, andrà la ricorrenza della sua morte. Bene, passiamo adesso, abbiamo una puntata molto ricca, molto bella, fatta di storie belle e di storie brutte. E passo appunto a presentare i nostri ospiti. Intanto chi presenta con me il programma è il dottor Galipò alla mia destra e alla mia sinistra c'è l'avvocato Alessandro Gerardi. Buonasera. Abbiamo due primari questa sera e abbiamo il professor Claudio Puoti che è primario dell'ospedale di Marino e Frascati di Roma. Poi abbiamo il professor Genuini Igino che è primario di cardiologia presso il Policlinico Umberto I. Abbiamo l'avvocato Donatella Rapuano dello studio legale Molinaro, che è difensore appunto del fattaccio, dei querelanti del fattaccio. Bene, abbiamo un noto disturbatore televisivo che è Nichi Giusino, che ormai l'ho messo in castigo facendogli presentare solo la rubrica dei Viperissimi e non sarà solo dal 23 di novembre perché lo affiancherà un attore che ha fatto anche i Cesaroni e quindi attenti a quei due perché Viperissima sarà proprio condotta da loro due. Bene, abbiamo anche un ospite, è un noto cabarettista romano e ha avuto anche una storia brutta insomma in famiglia di la morte del fratello ed è Tato Gabarè, comunque è Antonio al secolo, Antonio Romeo. Bene. Abbiamo il giornalista del Fattaccio nella nostra rubrica appunto di informazione
curata da Gianluca Russo, che è responsabile della rivista online, che la trovate su www.responsabilecivile.it. Grazie, e cominciamo così a parlare un attimino di ciò che è stata la vicenda di mio figlio, ma in breve. E l'altra volta aspettavamo il professor primario, appunto l'epatologo dell'ospedale di Marino e Frascati, non era potuto venire perché aveva delle urgenze, adesso c'è, e quindi io approfitterei per fargli delle domande sulle patologie gravi che aveva Federico, mio figlio. E, dunque, dottor professor Poti, abbiamo visto un attimino insieme tutto ciò che era la situazione clinica di Federico, era gravissima, lo sanno tutti, ci sono i documenti. E lei che ne pensa? Cioè, chi è così grave, cioè, perché poi alla fine è un tumore la cirrosi epatica, no? Si può stare in carcere, può rimanere in carcere, e che tipo di cure praticamente può avere in carcere? Buonasera innanzitutto. Sì. Federico aveva una cirrosi epatica. Sì. E la cirrosi epatica non è un giochetto. No. La cirrosi è una cosa seria, e aveva una cirrosi epatica da epatite C. La cirrosi è la destrutturazione e la distruzione del fegato dovuta all'aggressione virale. Il fegato sano viene sostituito da una cicatrice che è funzionalmente inutile. La cirrosi avanza verso le fasi dello scompenso e un malato cirrotico non deve stare in carcere. Forse non deve stare neppure a casa. Deve stare in un reparto, in un day hospital, sì, esatto, in un ospedale, e non in un ospedale medicina generale, ma nei reparti specialistici. Ecco, perché noi abbiamo reparti specialistici, altrimenti gettiamo i soldi della collettività. E credo di non dover aggiungere altro. Sono d'accordo con lei. Questo bisognerebbe farlo capire un po' alle istituzioni. Tutti i magistrati di turno che hanno rigettato le nostre istanze, quelle che facevano i nostri avvocati, per la scarcerazione d'urgenza, perché comunque questo ragazzo, scusate se uso questo termine anche se è mio figlio, ma stiamo parlando comunque di una persona umana che, per quanto abbia sbagliato, Federico stava dentro per un cumulo di pene addirittura, quindi non era così importante metterlo in carcere, anche perché il tossicodipendente per legge, giusto avvocato Gerardi, non deve stare in carcere. Non solo, ma esiste anche un istituto che è quello del differimento della pena, per cui quando una persona viene condannata e deve scontare una pena, se le sue condizioni di salute sono, viene verificato che sono incompatibili con il carcere, appunto la pena deve essere sospesa, e a quella persona si deve garantire il diritto alla salute, cioè di potersi curare, come diceva appunto il professore, al di fuori della struttura penitenziaria, che non è il luogo deputato, il luogo adatto per gestire quel tipo di malattia. E invece questo per mio figlio Federico Perna non è stato assolutamente messo in atto. E effettivamente ci sono troppe patologie che soffriva mio figlio, e proprio per questo non eravamo noi che dicevamo che non doveva stare in carcere, erano proprio i medici interni ai centri clinici che dicevano che se Federico continuava a stare in un regime detentivo poteva anche morire, e infatti l'hanno attestato proprio i certificati. Io invece, siccome aveva anche aveva delle patologie gravi al cuore, volevo domandare al professor Genuini, che è proprio un primario di cardiologia di un ospedale molto grande di Roma, l'Umberto I, l'aspetto, diciamo, clinico, no, di questa ischemia che ha ucciso poi Federico, poteva essere curata in carcere, presa in tempo? Sì, buonasera a tutti. Premetto che la mia conoscenza dei documenti sanitari non è approfondita. Peraltro mi preme sottolineare che qualsiasi tipo di patologia sostanzialmente può e deve essere gestita anche in un ambiente carcerario attraverso valutazioni cliniche e indagini strumentali. Quindi è chiaro che in una situazione in cui dei sintomi, delle storie sanitarie presentano delle criticità, è fatto obbligo a chi è responsabile della gestione, appunto, della salute anche in un ambito carcerario di verificare quello che avviene, perché ovviamente delle patologie che sono apparentemente nascoste possono essere
esaminate e, se necessario, approfondite, diagnosticate, e questo poi, come diceva il collega precedentemente, può indicare la necessità di essere ricoverati in un ambiente in cui si possano completare gli accertamenti e quindi salvaguardare sostanzialmente la vita e la salute dei pazienti. E invece, riguardo al fatto che ci hanno messo 55 minuti per rianimarlo in infermeria nel carcere, lei cosa ne pensa? Era necessario chiamare l'ambulanza subito? In assoluto è chiaro che, se parliamo di un arresto cardiaco, ovviamente l'arresto cardiaco prevede un intervento non superiore ai 3 minuti, ecco. Massimo 5 minuti. È chiaro che, pur non sapendo esattamente le dinamiche dell'evento, 55 minuti dal momento in cui si presenta un malessere che esita poi in una situazione addirittura letale, mi sembra che siamo un eccessivo, pochino troppo fuori i tempi. Se si è trattato, appunto, soprattutto di un arresto cardiaco. L'hanno trovato un po' cianotico che rantolava dentro la brandina. Probabilmente eravamo nella fase immediatamente precedente all'arresto e quindi quello poteva dover prevedere un intervento comunque il più rapido immediato, possibile. Immediato, certo. Invece io volevo chiedere a lei, avvocato Gerardi, riguardo il fatto che Federico comunque aveva un piantone, da come è stato detto appunto su una di queste trasmissioni nazionali, che erano venuti proprio quelli del DAP a dirmi, un esponente del DAP a dirmi che lui aveva un piantone che si occupava di lui, ciò che invece tramite gli amici di cella e altre persone che ci hanno contattato tramite lettere eccetera, e qualcuno che è anche uscito diceva che non era vero, che lui invece si alzava, abbiamo dei testimoni, si alzava, andava al bagno, si faceva la doccia, era molto pulito, ordinato eccetera, come lo era Federico comunque, perché rispecchia tutto il quadro come lo conoscevo io da mamma e come si comportava a casa. E dove stava questo piantone che pagava l'amministrazione del carcere? Era in vacanza? Se n'era andata a Honolulu? Sì, questo è un altro aspetto che ovviamente deve essere verificato e su cui noi chiederemo degli accertamenti, perché questa, su tutta la vicenda di Federico, ci sono tantissimi aspetti che vanno chiariti, sia per quanto riguarda le malattie, le patologie di cui soffriva e la mancata assistenza sanitaria in carcere, sia per quanto riguarda anche l'aspetto, e di questo magari poi torneremo a parlare, abbastanza grave, delle violenze e delle percosse, perché c'è anche questo sospetto e anche su questo occorre fare luce. No, sospetto, c'è proprio una denuncia, e io sono andata nel carcere di Viterbo, quando era a Viterbo, e aveva il timpano perforato mio figlio, faceva sangue dall'orecchio nel colloquio, non me lo volevano portare, quel giorno che dice che aveva rinunciato al colloquio con la madre, rinuncia al colloquio, ha detto, ho fatto veramente tanto rumore e me l'hanno portato alla fine, e sinceramente non mi è piaciuta la risposta che mi hanno dato, perché allora che volete camuffare le botte che ha preso Federico? Ma lì l'avevo proprio visto io, perché ero andata proprio in colloquio quel giorno a sorpresa, e anche qui degli esponenti sempre del SAP mi hanno detto, Donato Capece, perché ripeto, io non ce l'ho col SAP e non ce l'ho col DAP, proprio Donato Capece, che c'ho sullo stomaco perché vorrei tanto incontrarlo da vicino e forse anche battermi in tribunale un giorno, è venuto a dire che a me non me ne importava niente di mio figlio e che il mio figlio era importante solo dopo la morte. Si deve vergognare, si deve veramente vergognare per come ha trattato una madre, e invece di venirgli a portare le condoglianze e la solidarietà in una trasmissione come era alla 7, è venuto praticamente a offendermi, a indicarmi con il dito come una madre snaturata, e questo non glielo permetto, né mai, né prima né dopo. Quindi ecco perché è venuto a dirmi che c'era il piantone, l'altro mi aveva detto che aveva fatto 130 visite, mentre a me mi sembra proprio di capire, ed è palese, che Federico era completamente abbandonato, parcheggiato dentro un carcere, come ce ne stanno tanti altri di Federico che sono parcheggiati nelle carceri e ce li abbandoniamo, ce li scordiamo, tanto sono solo matricole per loro, mentre per noi che siamo a casa siamo i genitori, siamo la mamma, il padre, i fratelli eccetera eccetera. Allora ecco perché sono un po' arrabbiata, avvocato
stato Gerardi, perché alla fine ci abbandonò anche dopo la morte, capito? Non solo l'abbandonò prima, i detenuti ammalati, io parlo, no? Sono parcheggiati, proprio carne parcheggiata dentro delle celle puzzolenti e putrolenti, cioè io veramente sono disgustata di questo. A prescindere da quello che dice, che dicono i rappresentanti degli agenti di polizia penitenziaria, appunto lei faceva riferimento, Tunnina faceva riferimento a Capece, noi dobbiamo vedere, a prescindere da quello che dicono questi soggetti, in realtà come sono andati i fatti. Noi abbiamo un'altra ricostruzione dei fatti completamente diversa, sappiamo che questo ragazzo è stato abbandonato a se stesso all'interno della cella. 8 mesi di isolamento è stato a Viterbo, ma scherziamo, 8 mesi in isolamento, in più gli venivano somministrati dei psicofarmaci per dormire, per toglierselo proprio dalle scatole, e giustamente questo stava lì come un povero disgraziato, si faceva la pipì sotto, il medico l'ha trovato in una condizione nudo, pieno di caldo, perché 40 gradi, insomma, voglio dire, una cella ce ne stanno anche di più, in pieno luglio-agosto, dice il detenuto è nudo, era praticamente fuori di cioè non ragionava, e poi il magistrato di turno ci viene a dire che è pericoloso un ragazzo che non riesce a tenere il busto dritto eretto, ma stiamo scherzando, cioè allora se te lo vuoi tenere oppure non vuoi vedere la pratica è un conto, ma resta di fatto che Federico era... aveva l'epatite C, la cirrosi epatica avanzata, uno stato tumorale, quindi era proprio incanalato nel tumore al fegato, e esigeva proprio di fargli delle... aveva diritto ad essere curato, e invece questo non è stato fatto, e lo Stato me ne risponderà, perché comunque, voglio dire, era mio figlio, è mio figlio e sarà sempre mio figlio, e comunque anche se fosse stato il figlio di un altro sarebbe sempre un essere umano che è stato abbandonato dallo Stato, proprio preso in sequestro, a questo punto è stato sequestrato, perché cioè, il diritto alla salute viene prima di qualsiasi diritto alla costituzionale, giusto avvocato? Sì, e infatti su questo chiederemo che la Procura di Napoli faccia tutti gli accertamenti del caso, ed eventualmente, se emergeranno ipotesi di reato, chieda il rinvio a giudizio nei confronti delle persone che saranno ritenute responsabili. Ok, io vorrei solo ricordare, perché non è che voglio annoiare, perché non ci sta solo la storia di mio figlio, ci sono tante storie che meritano di essere ascoltate e vedute, e volevo soltanto ricordare che Federico è morto l'8 novembre, quindi domenica fanno 2 anni esatti che è morto, che è venuto a mancare. E mi ha cambiato la vita, mi ha cambiato il modo di pensare, e sono diventata un po' una specie di roccia chimica, perché la roccia si sgretola, quella naturale, io invece sono diventata un po' una roccia chimica, è difficile smuovermi, perché io non è che faccio la battaglia a tutto ciò che sono praticamente le istituzioni, no, io faccio la battaglia contro le ingiustizie che si creano dovute alle istituzioni assenti. Allora noi vogliamo un po' più di presenza, non chiediamo altro, chiediamo semplicemente un po' di essere trattati come cittadini, cittadini che pagano le tasse, cittadini che comunque lavorano, cittadini onesti come lo ero io, come lo sono io, come lo è mio marito, come lo è tutta la mia famiglia, e comunque, voglio dire, come lo sono tanti altri. Cosa chiediamo? Di essere aiutati, non abbandonati in queste storie brutte di cronaca, e invece a quanto pare veniamo pure calpestati, oltre che calpestati i stessi componenti delle nostre famiglie. Abbiamo il professor Puoti, primario dell'ospedale Marino e Frascati, che a parte un medico straordinario, un nepatologo straordinario, ma è un uomo straordinario, con un cuore grandissimo, perché non tutti possono fare quello che ha fatto lui con dei nervi saldi. E, cosa ha fatto il professor Puoti? Prego. Tutto è nato 1 anno e mezzo fa, continuando a guardare in televisione le scene che guardiamo tutti, dei barconi che arrivano, si rovesciano, naufraghi, dei cadaveri, i bambini che galleggiano, dicendo ogni volta sempre la stessa notizia, fammi cambiare canale. E poi c'è un momento in cui qualcosa indefinibile ti scatta nella testa e decidi di rinunciare a molte cose e di partire. Premetto che non ero mai stato su una nave, che non ho fatto il servizio militare in marina, quindi non sapevo, è stata un'avventura alla cieca, perché non ero mai stato su una nave, non sapevo neanche se soffrivo il mal di mare. Ho scritto una mail alla Marina Militare e dopo neanche un mese mi hanno chiesto di imbarcarmi su una nave da guerra, una nave da sbarco, la nave San Giusto, e sono andato nel Golfo della Sirte. E lì, innanzitutto, essere su una nave da guerra non è facile per chi non è abituato. La nave da guerra non ha gli oblò,
e quindi ha il senso della claustrofobia, perché non è consentito passeggiare per la nave, che non è Villa Borghese, devi dormire a 60 anni con degli estranei perché gli spazi non ci sono, i bagni sono in comune e non sono i bagni dell'Excelsior, e soprattutto passi giorni e notti senza mangiare e senza dormire, che è un arrivo continuo. Questo è un bambino palestinese senza genitori perché un'ondata li aveva strappati via dalla barca. Queste sono cose assurde proprio. E giorni e notti in cui raccogli queste persone che non sono dei terroristi, non sono dei criminali. A volte penso che li rendiamo noi criminali chiudendoli in centri di accoglienza senza speranze e senza soluzioni. Sono consapevole che c'è una grande polemica politica in Italia perché qualcuno soffia sul fuoco. Sì. Ma è un evento inarrestabile, questa è una bambina siriana, anche questi sono tutti quelli che vengono con un eufemismo chiamati minori non accompagnati. E questo è una tragedia. Scappano proprio, dalla guerra, sì. Scappano dalla fame, e vorrei dire, per chi ha paura del terrorismo islamico, che la maggior parte di questi migranti sono cristiani, scappano dalla Somalia, scappano dalla Nigeria, scappano dall'Eritrea, dove, come è noto, bande di terroristi islamici li sta massacrando. E questa, se posso avere l'immagine di nuovo, secondo me è l'immagine più bella di Mare Nostrum, perché rappresenta proprio la paura e la disperazione di queste persone. Allora io voglio, senza far perdere tempo alla trasmissione e senza annoiare, no, non c'è, fare questo ragionamento. Sono storie vere, se noi vissute. Fossimo nati in Nigeria e loro fossero nati a Roma, non staremmo anche noi su un barcone? Come no? Devo narrare, e non lo faccio, le storie di ragazze violentate da decine di uomini sulle spiagge della Libia, perché gli scafisti sono degli assassini, i veri terroristi sono loro. O di uomini frustati col filo spinato. Non parlando di quanto... O della bambina cui per sfregio è stata gettata in acqua lo zainetto con l'insulina ed è morta tra le braccia del padre. Io ho vissuto, io sono partito ad agosto, tutti dicevano, pensavano che fosse così, un desiderio di farle fosse finito. Sono tornato a terra dopo 3 settimane, l'unico desiderio di partire, sono ripartito a novembre, sono ripartito e sono ritornato a luglio scorso. E ho vissuto la stessa storia di quella bambina, per fortuna andò meglio, un bambino leucemico con i genitori, cui fu gettato in mare lo zainetto con la terapia che doveva prendere. Ma siccome l'Italia è un grande paese, e abbiamo un cuore immenso, con l'elicottero militare fu portato a terra a Lampedusa e da lì a Palermo, dove è sopravvissuto. Ecco. Allora io vorrei passare al fattaccio, alla rubrica fattaccio, e do la parola al nostro giornalista, al direttore responsabile, dottor Gianluca Russo. Prego. Buonasera dalla redazione di Responsabile Civile e dal Fattaccio, la rubrica di Malasanità che ogni settimana vi racconta i fatti di cronaca tutti italiani. Come quello che vi andiamo a raccontare questa sera, siamo a Roma e la domanda nasce spontanea. È facile infettarsi negli ospedali pubblici? Una donna di 73 anni, apparentemente sana, ricoverata presso un noto ospedale romano di cui non vi facciamo il nome perché appunto è in corso un procedimento penale, ricoverata forse a causa di infezioni ospedaliere, muore senza ancora un motivo dopo 50 giorni di degenza. Adesso vi mostriamo una clip con delle immagini esclusive che ha girato il figlio della vittima, che è con noi qui in studio, che testimoniano appunto lo stato di degrado dell'ospedale in causa. Il servizio. In data 3 gennaio 2015 abbiamo ricoverato mia madre Zamprini Alessandra, questa è la denuncia, per problemi di diabete e di bradicardia. Inizialmente è stata ricoverata presso il reparto di terapia intensiva di cardiologia UTIC, le hanno applicato un pacemaker e dove è rimasta ricoverata fino al 19 gennaio 2015.
sopra, un reparto sopra per fare la dialisi. Poi l'hanno portata sotto a diciamo, un reparto molto interrato, con poca mancanza secondo me di igiene, e l'hanno lasciata lì. Venne sottoposta ad esame della coronografia e le viene scoperto dei problemi a livello coronarico e corotideo. Dopo 2 o 3 giorni dalla coronografia mia madre ha avuto la prima ischemia. In data 5 febbraio 2015, nonostante i vari problemi di salute, tra i quali anche una diarrea e difficoltà di diuresi, e nonostante il nostro parere contrario, i medici la dimettono e le assegnano una terapia da seguire a casa con assunzione di medicinali per un totale di 10. Dell'ischemia è successo 5 giorni prima della morte, poi quindi la cosa è accaduta, poi dopo 5 giorni è deceduta. Mia madre era una persona che non aveva mai, almeno con noi, e neanche lei ha mai saputo di avere problemi comunque cardiaci, e tutto questo è comunque sorto dentro l'ospedale. Non veniva seguita mai dallo stesso medico, ma in realtà molti erano comunque, alcuni avevano un'aria di sufficienza, alcuni erano un pochino più precisi, ma alcuni non ti dicevano neanche, per esempio il discorso delle 3 infezioni, non mi era stato detto niente. Sono stato avvertito in tempo e l'infermiere ha orario di visita, ha scattato l'orario di visita, ha aperto le porte e mi è venuto incontro e mi ha detto: oddio, non sono riuscito a contattarti. Io stavo col cellulare in mano, avrei potuto comunque contattarmi anche nel momento esatto del decesso di mia madre. È avvenuto 10 minuti prima mentre io stavo fuori. Ecco, il nostro caso di oggi, appunto, l'avete visto nelle immagini. Noi abbiamo qui in studio Roberto, il figlio della vittima, e la moglie di Roberto. Salve. Buonasera Roberto, ciao Teresa. Ciao. Allora Roberto, abbiamo visto dalle immagini un po', diciamo la clip un po' ha sintetizzato quello che è successo appunto a tua madre. E, mi raccontavi tu tra l'altro che dopo vari ricoveri tua madre ha contratto, se non sbaglio, ben 3 infezioni all'interno dell'ospedale, e nonostante tu le stessi vicino tutto il giorno non sei stato informato di quello che stava succedendo, insomma. Cosa ti hanno detto i medici? I medici, quando io gli ho chiesto comunque che tipo di infezioni aveva, visto che comunque l'avevano anche isolata dentro una camera, e chiedendogli perché era stata isolata, mi dicevano: no, non ti preoccupare, devi comunque avere una buona igiene ospedaliera, e con guanti e con mascherine. Ho detto: ma se nessuno mi dice niente, quindi... E niente, io andavo lì a trovare mia madre, questo però gli ultimi tempi, quindi in realtà tutto il percorso è stato molto lungo, quindi 50 giorni di calvario, e nessuno comunque ti avvertiva di ciò che succedeva, e comunque ti dicevano, basta che ti dicevano: no vabbè, tu devi essere comunque tranquillo, devi comunque avere una buona educazione ospedaliera, e basta, senza dirmi. Io chiedevo che tipo di infezione aveva contratto, e loro mi ripetevano che comunque non preoccuparmi. Non ti dovevi preoccupare, no, in nessun modo, no. Insomma. Abbiamo visto tra l'altro dalle immagini, Roberto, che il reparto in cui era ricoverata tua madre aveva delle problematiche, ovvero pareti squarciate, addirittura, sì, comunque non in condizioni igienico-sanitarie, sì, ottimali. Mi vuoi dire, anzi ci vuoi dire per favore, che aria si respirava sotto quel reparto? Quindi il rapporto anche con i medici qual era? Ma l'aria che si respirava lì sotto era meglio non respirarla, secondo me. Era proprio meglio non respirarla già da persona sana, quindi figurati comunque in un ambiente dove ci sono persone malate, e con cannule inserite nelle femorali, c'era gente comunque che stava buttata lì, nei letti comunque accatastati dentro stanzette minuscole, e quello era quello che avete visto, era il corridoio comunque con muffa e con pareti rotte, quello che poi avete visto dalle immagini. Tra le altre cose, quando sei stato avvertito dai sanitari del decesso di tua madre? Io sono stato avvertito, stavo lì fuori in ospedale, e
fuori alla sala d'attesa e sapevano benissimo che io ero ormai 50 giorni che ero lì, e nel momento in cui io stavo col cellulare in mano, quindi stavo giocando a un giochetto, quindi per aspettare l'orario di visita, hanno aperto le porte e un infermiere mi ha detto: ah, ho provato a contattarti, io ho il cellulare in mano, quindi se comunque avesse provato a contattarmi avrei subito immediatamente risposto. Invece non c'è stata neanche questa delicatezza in fase terminale e non sono potuto stare vicino a mia madre. Assolutamente. Volevo fare una domanda anche a Teresa. Teresa, voi avete voluto... Buonasera, avete voluto proprio raccontare questo caso proprio in TV per fare in modo che tutte le storie simili a quella della madre di Roberto, insomma, non rimangano nell'oblio. Certo, certo. E naturalmente il tempo è poco, non si può raccontare tutto quanto, perché noi in 50 giorni sembrava di vivere veramente un film horror, perché ogni giorno succedevano delle cose diverse. Diciamo che abbiamo voluto raccontare questa cosa perché secondo me ci sono migliaia e migliaia di casi che non si sa nulla. Noi stessi già in ospedale abbiamo saputo già qualche caso che nessuno sa niente. Quindi diciamo che l'appello che vorrei fare è quello che tutti quanti comunque dovrebbero in qualche modo denunciare che cosa succede negli ospedali. Perché forse tutti insieme si può fare qualcosa, perché i casi isolati magari non vengono neanche presi in considerazione. E sicuramente la cosa da sottolineare è la mancanza di sensibilità da parte di tantissime persone, medici e infermieri. E si parla proprio di umanità, no? E noi non abbiamo respirato assolutamente quest'aria. C'è addirittura c'è stato negato, ci sono state omesse tantissime cose, come il fatto di sapere che infezione aveva mia suocera, e l'abbiamo chiesto in tutti i modi e non ci è stato detto. Nessuno ci ha mai detto, e dicevano: non vi preoccupate, cercate di avere una buona igiene sanitaria. E noi su internet a cercare di capire che cosa poteva avere, ci è stato assolutamente negato. Non siete stati informati correttamente come dovevate essere informati? Assolutamente no, ma oltre a non essere stati informati, alcune volte ci hanno anche, per dire, preso in giro. Un giorno mia suocera stava al pronto soccorso, cercavamo mia suocera, il medico, scherzando, ridendo, ha detto: sarà andata a fumarsi una sigaretta. Anche come tatto, come comunicazione, c'è stata una superficialità veramente incredibile, una freddezza. E la cosa, diciamo, che vorrei dire, e concludo qui, è che noi ci siamo trovati in una situazione di vivere un incubo e non sapere che cosa fare. Perché in quei casi vedi che stanno facendo morire tua madre, tua suocera, non ti dicono niente. Veniamo insomma a sapere... Anche magari è stata dimessa, veniamo a sapere, poi l'abbiamo constatato che è stata dimessa e non doveva essere dimessa, che aveva delle cose, non ci hanno detto, che ha avuto un ictus e non se ne sono accorti. Quindi tantissime cose abbiamo vissuto ogni giorno. In quei casi che cosa bisogna fare? Dobbiamo chiamare un medico privato, dobbiamo chiamare un'ambulanza, dobbiamo trasferirla in un altro ospedale. Ecco, forse questo, secondo me, i spettatori devono sapere questo. Se si trovano in un caso del genere, che cosa devono fare? Quindi trovarsi con le mani legate, sì, in questi questa casi. È la cosa che abbiamo sofferto di più, perché eravamo impotenti. Assolutamente. Io innanzitutto vi ringrazio, ringrazio te. Grazie, Teresa, te. Ringrazio grazie Roberto. A voi, nel corso della nostra trasmissione avremo modo, tra l'altro, di approfondire questo caso con i nostri esperti. Prima di chiudere con il fattaccio, io vi ricordo che potete raccontarci il vostro caso di mala sanità scrivendoci all'indirizzo redazione@responsabilecivile.it o chiamando al numero 0669320026. Chiudiamo così questa puntata del fattaccio e vi diamo appuntamento a lunedì prossimo. Eccoci qua, allora passiamo adesso riguardo proprio al fattaccio, a questa storia, la parola qui al dottor Galipò Carmelo, prego. Allora, quello che avete sentito è quello che ho sentito io quando ho visto per la prima volta i pazienti che sono venuti a presentarmi il caso per farsi assistere. E come avete potuto ben comprendere, alla base della querela che poi è stata esposta, c'è ancora una volta in evidenza il rapporto tra i pazienti e il medico e i familiari del paziente, che va in rovina, non c'è comunicazione,
ahimè, non c'è sincerità e trasparenza, e questo conduce le cause, i fatti in tribunale. Io mi pregerò ogni settimana di presentare un caso e di commentarlo con i migliori esperti del settore, perché visto che mi hanno scelto come presidente dell'Accademia della Medicina Legale, evidentemente mi sento di avere questo ruolo di informazione. Abbiamo assolutamente preso questo caso perché la consulenza fatta dal perito del PM ci è sembrata un po' superficiale, e perché ha sorvolato assolutamente su fatti importanti che adesso andremo ad elencare con i nostri consulenti. Dovrei assolutamente precisare che comunque tutti i fatti sono ricavati dalla consulenza scritta del consulente del PM. Mi riferisco dapprima al professor Poti, chiedendo a lui, dopo la disamina della consulenza, quali sono i punti di omissione o comunque di non adeguata condotta dei sanitari che hanno preso in carico la paziente, e se, come abbiamo visto, esiste la possibilità di lamentarci, tra virgolette, della condotta. Se lei mi consente, vorrei iniziare con un discorso più generale, seguendo un percorso sia di tipo induttivo che deduttivo, passare al particolare, al generale della mala sanità e riscendere sul particolare. Perché probabilmente in questa trasmissione sarà stato detto mille volte, il termine mala sanità è un grande contenitore dove rientra di tutto. Le disorganizzazioni strutturali, non solo l'errore medico, non solo l'errore dell'infermiere, ma le disorganizzazioni strutturali, perché di questo noi dobbiamo parlare e poi arriveremo al caso tornando. Perché è inimmaginabile che in un ospedale, non so di che ospedale si tratti, ma è inimmaginabile che un ospedale di Roma capitale, nel terzo millennio, e vorrei ricordare tra un mese inizierà il giubileo, che porterà a Roma milioni di persone, noi possiamo avere i pronti soccorsi delle immagini come quelle che ci ha mostrato ora il video, di sporcizia, di incuria, di umidità. E questo è il primo. Hanno pensato solo a fare gli stadi per i mondiali, insomma. Esatto. Allora si chiudono gli ospedali. Qui voglio parlare anche delle infezioni ospedali, che è inimmaginabile che si corra maggior rischio in un ospedale civile che nella stiva di una nave con 1800 migranti. Che grazie a Dio io Ebola non l'ho preso. Ecco. Il punto è, si chiudono gli ospedali, si riducono i posti letto, ma la gente continua ad ammalarsi, la gente arriva, va in barella nei corridoi, prende freddo, ci stanno sei letti laddove ce ne potrebbe essere uno solo. Adesso scendiamo a questo discorso generale, spero vogliate condividere, scendiamo al discorso particolare. È evidente, e qui c'è un altro discorso, come le CTU possano sbagliare in due sensi, essere superficiali e condizionare chi deve giudicare e al tempo stesso incriminare persone che non c'entrano. Quindi il CTU orienta, ma se il radar e la bussola non funziona, chi deve giudicare giudicherà nella nebbia. E allora, nello specifico, noi abbiamo avuto, da quello che so, di questo è un caso di una persona grave, che aveva dei problemi cardiologici seri, quali non voglio entrare non essendo un cardiologo, che a un certo punto viene trasferito, forse prematuramente, incongruamente, in un ambito riabilitativo. Ma riabilitazione vuol dire che io ho avuto una patologia acuta, ne sto uscendo, ne sono uscito, e mi riabilitano. Ma non in fase acuta si va in riabilitazione. Io vorrei proprio fare una puntata specifica sull'argomento del dottor, del professor Poti, perché è veramente interessante. Cioè, voi immaginate questi ospedali come li avete visti poco fa, cioè sono dappertutto, non è che uno è più bello l'altro, forse i nuovi reparti sono carini, no? Tutti nuovi, ma abbiamo veramente sporcizie negli ospedali, specialmente proprio nei pronti soccorsi, dove ci sarà un afflusso di gente
professore, che con il giubileo veramente verranno a milioni di persone da tutte le parti, come ci metteremo con la sanità, con le infezioni portate un po' di qua e di là da altre nazioni? Io volevo passare proprio brevissimo, avvocato, mi deve scusare, ma purtroppo dobbiamo anche chiudere, perché qui con le nostre storie sono interessanti, è vero, me ne accorgo proprio da tutte le mail che arrivano, piuttosto la ricordo, ora legale, tv@libero.it, scriveteci che me le guarderò con, giustamente con disperazione, perché parlate tutte di storie brutte, mandatemi anche una storia bella. Avvocato, siccome ci sono degli elementi per sovvertire le dichiarazioni del consulente del PM, reputa essenziale in caso di richiesta d'archiviazione da parte del PM di opporci e far richiedere una nuova consulenza al GIP? Beh, certamente sì. Non è stato detto, però la consulenza appare manchevole sotto più profili, perché si è concentrata fondamentalmente sull'incidenza causale di un farmaco che è stato somministrato alla signora, ma ha trascurato praticamente notevoli altri aspetti di quello che è stato la vicenda medica della signora Zamperini. Quindi sicuramente ci sono margini per un'opposizione qualora si decidesse di archiviare. E noi la seguiremo a lungo questa storia, perché veramente una cosa ingiusta, che oggi è indegna anche, direi, che oggi come oggi nel 2015 si deve ancora morire per errori medici o per incapacità a volte, no? Anche un secondo è fatale, dottor Galipò, giusto? Sì. Anche un secondo è fatale a volte quando si sta per salvare una vita umana, oppure perché non si capisce al volo che tipo di patologia. Purtroppo anche i medici sono degli umani, e quindi non pretendiamo, per carità, che siano dei robot. Però queste cose è giusto che se ne parli legalmente, chi ha sbagliato è giusto che paghi anche o la sua inefficienza sulla professionalità, perché bisogna dire anche questo. Bene, io volevo passare la rubrica viperissima, perché questo programma ci allietiamo alla fine, no, per concludere, visto che stiamo sempre a piangere, almeno una risata ce la facciamo, e purtroppo non ce la facciamo, perché anche questo, il VIP di oggi è un comico e ha una storia brutta di un fratello che è morto a 25 anni di leucemia nell'ospedale policlinico Umberto I. Quindi, come vedete, cioè, anche i ricchi piangono, anche i VIP piangono, cioè, ognuno, cioè, siamo persone della società, no? E quindi ognuno ha i problemi suoi legali oppure di mala sanità, eccetera. Bene, se mi mandate la rubrica, appunto, viperissima, condotta da Nichi Giusino. Allora, oggi siamo cottato che, insomma, oltre a farci ridere, oggi purtroppo quello che racconterà va un po' oltre la comicità, diciamo, no? Sì, io all'età di 12 anni ho perso mio fratello, che ne aveva 25 di leucemia. E in poche parole è stata proprio una botta tremenda, perché io, papà e mamma, a me per 11 anni non mi seguivano mai, perché lui ha sofferto 11 anni con Mandelli, e io sono stato quasi sempre con mia sorella mi ha tirato su, ho altre due sorelle grandi, e ha scosso molto questo, sì, fatto, diciamo. Sì, mi ha scosso, ormai perché ha segnato tutta la famiglia, come purtroppo tutte le famiglie che ci sono. Sì, diciamo, poi anche è morto anche lo stesso giorno proprio che io facevo 12 anni, perciò proprio lo stesso giorno, il 23 gennaio. E perdere un fratello, mi ha dato una notizia a mio padre, mio padre con mia madre. Disastroso a livello cerebrale, perché ti è venuto a mancare anche, sì, il fratellone più grande. Sì, no? Sì, il fratello più grande. Che età, facciamo l'età il stesso giorno? Non facciamo gli stessi anni, ma insomma. Compleanno. E niente, poi ho perso anche papà e mamma per il fatto che, insomma, si sono trascurati per seguire lui, anche il discorso che sentivo prima dell'epatite C e la cirrosi epatica. Mia mamma l'ha presa anche lei negli ospedali, perché seguendo anche mio fratello. Comunque io. La cirrosi epatica è un brutto animale. Sì. È un brutto animale che è lì dietro,
purtroppo al fegato. Io guardando, cioè, vedendo queste cose che succedono, ho cercato di deviare, perché noi... Però eravamo... è giusto che se ne parli, Tato. Sì, 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 è giustissimo che se ne parli, perché... Perché poi ricordi delle cose... Drammatizziamo, perché sennò... Avendoci, sì, avendoci... Io nella famiglia ho sempre avuto una famiglia d'artisti, perché mio padre e mia madre... Mio padre suonava la fisarmonica, mio padre suonava la fisarmonica, mia madre cantava, però alle 6 di mattina, capisci? Insomma, e io andavo a scuola, mi pareva che ero stato svegliato da Raul Casadei, la mattina stavo con i capelli così, però sono ricordi belli, perché alla fine sono ricordi belli. E da lì ho iniziato un po' a parlare, a fare dei personaggi nel mio spettacolo, nei miei spettacoli che faccio. Ad esempio? Ad esempio, vabbè, faccio l'autista dell'ATAC, ho seguito parecchio gli autisti dell'ATAC, con anche loro dei problemi, parecchi problemi, e io, insomma, metto in atto quello che succede nel... Piccolo schiaccino, proprio prima che chiudiamo. Guarda, e allora, vabbè, io mi chiamo Corsa Guido nel personaggio, e Guido De Corsa da 20 anni. Sono sposato con Maria Fermata, che è porella dopo che si è sposata con me, Maria Fermata in corsa. Tempo fa, mentre portavo l'autobus, era talmente pieno che ho guidato in piedi. Era pieno di gente, vede una ragazzetta schiacciata dallo specchietto, gli fa: mamma, mamma, avrò un figlio. E la mamma: e di chi? Che ne so, riesco a girare, mamma. Insomma, vabbè, tutte le battute sull'autobus che possono venire, più il tempo fa mi si è fermato. Non so, è la vita quotidiana, sì. Io sono uno che piace sempre l'auto. E tempo fa giù mi si è fermato veramente l'autobus, era pieno di gente, e io cominciavo a far scendere persone, ma non scendeva nessuno. Signori, dovete scendere. E niente, non scendeva. Poi ho pensato, la maggior parte sono stranieri, e faccio i gesti, si è rotto, niente. Alla fine il signore, un vecchietto, si alza e mi fa: ma che scende, ma fa tanto, prima che ne passa un altro aggiustano questo. Che poi, Nina, una cosa, io poi ci ripenso. Tu sei in castigo. Come i cornuti. Tu sei in castigo, diciamo, perché così. L'altra volta sei venuto con la maglietta rosa e non te l'ho perdonato. Mo sto qua, camicia a quadri. Aspetta una cosa. Non sarai da solo, perché nella rubrica Viperissima... Piano piano mi fa fuori. Saranno, Nina, no, anzi, peggio, in castigo ti metto, perché sarai proprio con Attenti a quei due. Quindi ti avvicinerà un personaggio dei Cesaroni. Quindi vabbè, ecco, perché non sarai più da solo. Manco mi piacciono i Cesaroni, quindi... Ecco, allora, una cosa ai professori, io volevo fare una domanda. No? Allora, molte volte ci sono stati dei casi che anch'io sono stato operato, eccetera, eccetera. Ho presentato dei disservizi, stringo, sono stato muto fino a mo' fatemi parlare di qualcosa, se no insomma. Allora, ho presentato delle lamentele, no? Perché prima ti hai detto, i professori, i dottori non è che possono... Non fanno i miracoli, non fanno i miracoli, però se ci andiamo noi pazienti fanno, però, a fare... Insomma, voglio dire, se ci andiamo noi pazienti... Medicina è scienza, quindi si va, insomma... Sì, ok. Allora, se ci andiamo noi pazienti a fare una lamentela... Gli archivi sono così alti, mentre se ci va un primario, ci va, le cose si... E per questo esistono si risolvono. No, perché prima hai detto non i professori non possono avere voce in capitolo riguardo... No, riguardo, io parlavo che la figura professionale, i tecnici, gli operatori... sociosanitari, e quindi parliamo di medici primari di reparto o infermieri, OSS e tutti quanti, non è che devono andare a prendere il pennello, giusto? No, quello no, e verniciare, certo. E togliere la muffa dentro un pronto soccorso. Però... Cioè, loro fanno il loro lavoro, e quindi se lo Stato, il Ministero della Sanità dà questo servizio ai cittadini, cioè di ospedali mantenuti male, pieni di muffa, con tubazioni scoperte. Non rigiriamo le cose, una parola di un dottore vale più di mille nostre di parole, quindi è come davanti a un giudice, no? Un poliziotto equivale a mille persone denunciate. Ok. Allora, Michi, la prossima volta sarà insieme a Attenti a quei due nella rubrica Viperissime, e quindi vi farete... Ah, quindi ce n'ho due? Ce n'ho insieme due, a no, noi dopo tanto affliggimento delle storie. Però noi abbiamo bisogno di queste storie, quindi noi vediamo l'appuntamento alla prossima puntata. Saremo qui sempre con voi una volta a settimana, mi raccomando, sempre alle 23:30. E forse cambieremo anche l'orario, ma ve lo diremo in tempo.
Ringrazio Gianluca Russo, il nostro direttore responsabile, il professor dottor Puoti Claudio, il professor Genuini, cardiologo dell'ospedale di Umberto I di Roma, l'avvocato dillo te perché io non mi ricordo, scusami. E va bene, Rapuano, il dottor avvocato Alessandro Gerardi. E purtroppo ormai, l'ho sempre detto, siamo sposati professionalmente, però il dottor Galipò, appunto, insieme all'avvocato Gerardi, che ci seguiranno in tutto questo percorso delle puntate. L'ora legale con Nina Verna. Tato, naturalmente lo ringraziamo di essere Nina intervenuto. Nina non si era scordata, Michi siccome Giusino, lo presento sempre io. In castigo. Noi vi diamo appuntamento la prossima volta e mi raccomando, siamo qui e le vostre storie noi le vogliamo raccontare. Questo per far sì che le istituzioni diventano un attimino più sensibili. Grazie e buonanotte.